Buonasera ragazzi e benvenuti all'Urban Fishing Lab e a un nuovo episodio di Trout Session. Mentre sono qui che tiro fuori un po' di esche dagli stampi insieme a Giacomo, che poi lavoreremo per voi, vorrei fare una piccola introduzione sull'episodio di stasera. Questo episodio l'abbiamo girato sempre nel 2017 in uno dei posti ai quali sono, diciamo, più legato. Questo perché questo piccolo torrente è stata la mia palestra per quanto riguarda l'approccio alla pesca nei torrenti alpini, l'approccio alla pesca alle trote che abitano questi ambienti e l'approccio alla pesca alle trote marmorate. Qui ho potuto, diciamo, sperimentare e osservare come si comportano questi pesci e cercare di elaborare qualche approccio che possa funzionare. Questo bellissimo torrente purtroppo è stato colpito molto duramente durante l'alluvione di Vaia nel 2018, alluvione che ha portato, diciamo, al riempimento di molte buche, quindi grossa diminuzione dell'habitat, e soprattutto a una fortissima alluvione. E basta immaginare che quel grosso sasso che vedrete nell'episodio attorno al quale combatterò poi il pesce, in questo momento si trova a circa 30-40 metri più a valle, e questo vi fa immaginare la potenza con la quale si è incanalata l'acqua in un ambiente così piccolo. Ovviamente questo ha portato alla sparizione sia per dilavamento che probabilmente anche per morte di molti pesci, soprattutto di quelli più piccoli, andando a indebolire dal basso la popolazione anche di pesci grandi, che sono decisamente calati purtroppo come conseguenza di questa calamità naturale. Negli ultimi anni ovviamente il fiume si è un po' riscavato, la situazione sta migliorando, speriamo che prima o poi ritorni ai vecchi splendori. Una piccola osservazione riguardo anche ai pesci che prendiamo: vedrete che prenderò un pesce abbastanza importante che definirò fario. Questo demarca, diciamo, tutta la mia inesperienza ancora ai tempi, perché quel pesce palesemente non è una trota fario, ma sicuramente quantomeno un ibrido tra una trota fario e una trota marmorata. Secondo alcune teorie potrebbe essere addirittura solo una marmorata, in quanto le trote marmorate nell'areale più a est della loro distribuzione, quindi diciamo dal bacino dell'Adige verso est, possono essere pure anche se presentano una linea di puntini rossi lungo il fianco, quindi diciamo rimangono comunque tutte ipotesi, perché non abbiamo nessun campione genetico da analizzare di questo pesce, quindi rimane tutta una speculazione. Quello che resta è che si tratti di un gran bel pesce. Vi consiglio anche di guardare l'episodio fino in fondo, perché c'è un piccolo avvenimento a sorpresa anche proprio alla fine. E adesso, prima di lasciarvi alla visione dell'episodio, come sempre vi ricordo che se volete sostenere il nostro canale vi potete abbonare. In questo modo ci darete una mano a realizzare nuovi filmati in futuro, e soprattutto potrete anche accedere a tutta una playlist di video che sono riservati solamente agli abbonati, come la maggior parte degli episodi di Trout Session 3, per esempio, che troverete nella sezione dedicata. E a questo punto direi che questo è quanto e vi auguro una buona visione. Siamo partiti stamattina da Roma, che faceva 40 gradi, e abbiamo viaggiato per 8 ore nelle quali il termometro non è mai sceso sotto i 35. Ora siamo arrivati in Alto Adige, piove e fa 26 gradi, non vi posso descrivere il sollievo. Domani come prima cosa ci andremo a procurare i permessi in un negozio qui della zona. Ci sono veramente un milione di alternative qui intorno per pescare le trote, ma io ho un'idea abbastanza chiara su dove andare e già ce l'ho. Speriamo che le condizioni ce lo permettano. Non vedo veramente l'ora. Andiamo a prendere i permessi. Buonasera. Buonasera. Vorrei acquistare dei permessi per pescare in un torrente qua vicino, volevo andare a pescare delle trote marmorate.
grazie, grazie, arrivederci. Arrivederci. Si va a pescare. Domani in verità, però siamo già abbastanza eccitati oggi. Stiamo preparando le esche per domani, perché il regolamento del fiume nel quale andremo a pescare, anzi del torrente nel quale andremo a pescare, prevede l'utilizzo di un amo singolo per ogni esca. Di conseguenza andremo a sostituire quelle che sono le solite due ancorette con le quali peschiamo con un amo singolo e un piccolo pesetto di bilanciamento per mantenere il giusto assetto in pesca. Domani sicuramente utilizzerò delle colorazioni molto naturali, visto che comunque è una zona che ha una abbastanza pressione di pesca, di conseguenza cercheremo di imitare molto fedelmente quello che è il foraggio delle trote con delle colorazioni molto realistiche come questa. E poi magari invece se ci sarà meno luce, magari qualche nuvola oppure al tramonto, alba, delle colorazioni più argentate con qualche cenno di fluo che possono essere più visibili, anche perché fuori sta piovendo e di conseguenza credo che l'acqua domani mattina almeno sarà un po' intorbidita. Quindi cerchiamo di dare un po' visibilità alle nostre esche per invogliare le trote più grosse a uscire dalle loro tane se non sono già in caccia e venirle a prendere. Ovviamente armeremo anche qualche rotante con l'amo singolo, perché soprattutto per sondare le correntine, le zone dove appunto la corrente spinge un po' più velocemente verso di noi, che saremo a valle, ci possono essere aiuto, o magari per sondare un pochino più in profondità qualche buca. Penso che domani li utilizzeremo parecchio, sicuramente ci saranno d'aiuto. La particolarità del posto dove andremo a pescare domani, del torrente dove andremo a pescare domani, è che nonostante abbia una portata d'acqua molto ridotta, a tal punto da essere definito rio, ospita dei pesci di taglia veramente interessante. Molto probabilmente questo dipende dal fatto che la popolazione di trote in questo rio è assolutamente in salute, e quindi c'è una miriade di trote di piccole dimensioni che riescono a sostentare appunto esemplari di taglia veramente straordinaria per la dimensione del fiume e per la dimensione delle buche. Quindi adesso sto armando un po' di minnow dai 5 ai 9 cm in base a dove pescheremo, qualche rotante, spero di non metterci tanto, ho un milione di esche a cui cambiare le ancorette che voglio utilizzare domani, quindi mi metto al lavoro sperando di non finire troppo tardi, poi un po' di riposo e domani si va a pesca. Siamo finalmente arrivati al torrente e dalla strada abbiamo visto che l'acqua è un po' intorbidita probabilmente da questi nubifragi che ci sono stati negli scorsi giorni, però insomma non ci facciamo scoraggiare, anzi magari farà muovere le trote più grosse, le farà uscire dalla tana. Adesso scendiamo qua sotto e cominciamo finalmente a pescare. Prima trotella del giorno, adesso la liberiamo e continuiamo. Ho fatto 10 lanci, 3 pesci, una cosa incredibile, poi di una bellezza, non sono ancora trote grosse ma stupende come sempre. Ora li lasciamo. Quante trote ci sono? Anzi, in questo rio.
Vitella. E dopo il primo tratto di fiume e le prime trotelle ci fermiamo a mangiare un panino. Nonostante l'acqua marrone, devo dire che i pesci sembrano abbastanza attivi. Ho slamato anche un bel pesciotto sui 40-45 e vediamo come continua. Comunque abbiamo pescato pochissimo per adesso. Quando si dice all'amata in punta di becco. Guardate che meraviglia questi pesci. Macchia per colare bella grossa. Affrontando questo primo tratto stamattina prevalentemente a rotante, primo perché c'erano tante correntine abbastanza veloci e quindi ovviamente il rotante entra in pesca meglio rispetto al minno, e poi sembra che le trote reagiscano meglio sul rotante, il minno magari lo seguono, lo smutano, però non ci danno così decine, sul rotante invece abbiamo preso già un bel po' di pesci. Stiamo ancora cercando la trota per la quale siamo venuti, ma ovviamente non ci aspettavamo fosse così semplice. Adesso continuiamo a risalire, continuiamo a pescare, superiamo questo tratto stretto in mezzo alla gola e poi il torrente dovrebbe regolarizzarsi un po' più nella zona di piano e fare qualche briglia. Speriamo che nelle briglie poi ci sia anche qualche pesce un po' più grande. Vedo le macchie gialle. Nonostante non siano pesci grandi, devo dire che nella mangiata si fanno sentire, nel combattimento si fanno assolutamente valere. No, peccato, peccato. Proprio sotto i piedi, c'era già seguito il minno, ha mangiato, ma non c'era rimasto. Ha cambiato, ho messo il rotante, ho aspettato un minuto e di nuovo è seguito fino qua sotto, ha mangiato, ma poi si è slamata. Fa parte del gioco. Altro bellissimo ibrido. Ecco che cominciano finalmente a susseguirsi le briglie, che sono il motivo per cui siamo venuti in questo torrente. Formano delle grosse buche con acqua molto fonda, schiuma in superficie, veramente l'habitat ideale per le grosse trote. Qui voglio pescare il più possibile con minno da 9 cm, che facciano un sacco di vibrazioni, che tengano e che scendano anche un pochino. Vediamo se riusciamo a stimolare una delle grosse trote che vivono in questo torrente. Abbiamo preso, non lo so, 50 trote, purtroppo le più grandi non siamo riusciti a catturarle, abbiamo avuto un inseguimento di una bella trota sopra i 50, una bella 45 in canna, ovviamente neanche qui è così facile prendere pesci grossi. Siamo appena rientrati nel fiume, dopo esserci fermati a pranzo, fa un caldo incredibile per essere così in alta montagna, fa 35 gradi, e nonostante ciò le trote sembrano ancora collaborare. Appena scesi la stradina abbiamo fatto 2-3 lanci in questa buca, abbiamo avuto 3 trotelle, erano stupende, adesso continuiamo a battere le briglie. Eccola!
pazzesco, incredibile quanto ce ne siano, è una cosa meravigliosa. Ecco, queste sono le briglie migliori che mi piacciono di più, quelle che al centro hanno anche un po' di sassoni sparsi, perché così le trote in caccia possono nascondersi intorno. Sicuramente sono quelle che mi ispirano di più. Comincia a essere un bel pesciotto, cavolo. Finalmente una bella trota. Questo è un pesce che non arriva neanche a 50 centimetri, o forse 50 centimetri rasi, ma guardate che fascio di muscoli, non riesco quasi neanche a tenerla. Se vogliamo maneggiare i pesci per fare delle foto e non li vogliamo stressare troppo, teniamo il guadino sempre sotto i pesci, così in caso si dovessero dimenare ci basta appoggiarli e non ci sfuggono. Cerco di farvela vedere. Spero vi sia bastato questo istante che vi ha concesso, perché è una roba incredibile. Che bella. Bellissima, una forza incredibile. Ci stiamo divertendo come i bambini a pescare ogni filo d'acqua. E in ogni filo d'acqua ci sono pesci. Queste sono minuscole, però vederle uscire per attaccare è troppo. E comunque è sempre bene pescare anche le più piccole pozze, i più piccoli fili d'acqua, perché anche più a valle, dove abbiamo pescato prima, da buchette veramente piccole sono usciti bei pesci. Quindi non è solamente per catturare pescetti, ma serve anche a capire se poi ci sono pesci un po' più grossi nascosti in dei posti che sono anche meno battuti, perché sembrano meno buoni, ma in verità possono ospitare pesci veramente grandi. Bella, bella, trotona, 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 grossa, grossa. Bella, 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 guarda. Madonna quanto è forte. Vieni qua, vieni qua. Buona, buona, buona.
buona? Sì! 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 C'entra nel guadino, ragazzi, non c'entra nel guadino questa Fario. Oddio, che pesce! È un mattone! Abbiamo pescato la zona delle briglie e c'erano un po' di pescatori davanti a noi, quindi abbiamo deciso di superarli. Siamo arrivati alla fine delle briglie e qua il fiume si incanala di nuovo. Tutte buchette, una buca un pochino più grande, sotto un ponte, bellissima, un po' più profonda. Primo lancio, un po' di inseguimenti di trotelle, al secondo lancio nella corrente centrale, mangiata secca, subito peso. Oddio mio, questo pesce è un mattone indomabile, ragazzi, ve lo giuro, indomabile, pazzesca. Non avete idea di quanto pesa, quanto è massiccio, ha una testa enorme. Esattamente questo è il motivo che ci ha spinto a venire a pescare in questo torrente. La presenza di questi pesci incredibili in uno spazio così ristretto. Dopo averla riossigenata e riacquistato le sue forze, la rilasciamo. Per un pesce del genere è l'unico epilogo che posso concepire, almeno io personalmente. Posso capire di trattenere una trota più piccola, ma questo è un esemplare magnifico. Non potrei mai uccidere un pesce del genere. Ciao bella, grazie. Siamo arrivati adesso alla macchina, sono le 9:20. E ieri sera, alla fine, tra una cosa e un'altra, siamo andati a letto alle 2:30, ci siamo alzati alle 5, tutto il giorno che siamo in giro e siamo distrutti. Credo che il nostro fisico non avrebbe potuto assecondarci se non fosse stata per la nostra ossessione per questi pesci. Dopo aver preso quel pesce veramente incredibile, è successa una cosa ancora più incredibile. Godetevela voi che potete. Io ci devo ancora un attimo pensare e la devo metabolizzare. Guarda, li vedi questi due sassi qua? Questo sasso qua e quel sasso là. Sì. La vedi, è tutta zebrata nera e... nera e zebrata, vabbè. Al centro comunque. Riprendi il centro tra quei due sassi. Madonna che pesce, sta in cassa, proprio a fondo lama. Pazzesca, eccola. Eccola, presa. Presa! È successa una cosa incredibile e allo stesso tempo terribile. Ero qui, ho preso una trotella e mentre recuperavo la trotella ho visto questa sagoma grossa che usciva ed era riposizionata qui, infatti poi ho detto Emanuele riprendi lì, e la trota ha attaccato, è venuta subito verso valle, era veramente un pesce grosso, almeno quanto quella di prima. Non lo so, forse mi sono fatto prendere un po' dalla fretta, però con l'amo singolo, senza artiglione, stava rotolando vicino a quel ramo e mi sono buttato per guadinarla subito, ma si era già slamata e mi è sfuggita. Incredibile veramente, nell'arco di 10 minuti due pesci da capogiro, si vede che sono entrati in caccia, infatti adesso voglio assolutamente provare la prossima buca, anche se sinceramente penso che più fortuna di così in un solo giorno sia difficile da avere. Peccato. Continuiamo. Andato giù, aiutami a trovarla. Ma sta qua, dici? Sta qua, sta qua. Tu sei sicuro che sta qua? Vai là per favore e cammina verso qua. Secondo me è scesa giù.